Buongiorno a tutti, la fine del mese di luglio mi fa pensare alla fatica che ci metto nel proporvi ogni giorno questa rubrica, ma anche alla vostra fatica nel compiere il percorso che vi sto proponendo, che non è soltanto un ascolto della parola di Dio, ma è sempre accompagnato anche da un movimento della persona che non può più stare ferma. Capisco dunque la stanchezza nel seguitare ad ascoltare questa rubrica. Ma rimettiamoci in sesto e ascoltiamo quello che vuole dirci il Vangelo di oggi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il tetrarca Erode giunse la notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: Costui è Giovanni il Battista, è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli diceva: Non ti è lecito tenerla con te. Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: Dammi qui su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Parola del Signore. I miracoli di Gesù si propagano senza difficoltà tra gli uomini del suo tempo, al punto da arrivare addirittura agli orecchi di Erode, cioè del potere che preserva se stesso. E la scena presentata nel Vangelo si concentra pertanto sulla vicenda della morte di Giovanni Battista, il precursore. Erode, che è re, prova però paura, timore, è letteralmente terrorizzato dall'azione di Cristo che scambia per il cugino Giovanni. Pensava di averlo sistemato una volta per tutte, tagliandogli la testa. Pensava di aver tolto il dente e il dolore, ma si ritrova a fare i conti con la propria coscienza, che la presenza di Cristo rende più viva e spigolosa. Anche la nostra coscienza può essere risvegliata dalla sua presenza, non per un moralismo, non per un impegno etico, ma per la sua persona che si impone a noi attraverso uomini e donne che formano la Chiesa oggi. Un luogo certamente imperfetto, da cui però traspare che Lui c'è. Lasciamoci coinvolgere da questa presenza. Chiediamoci dove Lui si mostri. Non abbiamo timore del suo accadere nella nostra vita. Egli solo desidera che siamo felici. Non è venuto a condannarci. Perciò le tre parole di oggi sono potere, paura e fiducia. Mentre il proposito che ti faccio è quello di fare un buon esame di coscienza e di cercare un sacerdote per andare a confessarti. Magari è anche da un po' di tempo che non lo fai. E questa è un'occasione d'oro perché in questi giorni si celebrerà il perdono d'Assisi. Se non sai cosa è il perdono d'Assisi, clicca qui sul video che trovi sulla sinistra. Nel frattempo ti chiedo di lasciare un commento a questo video, dandoti appuntamento a domani. Ciao, a presto!